sciopero generale dell'USB, qual è il punto centrale della piattaforma? Il punto centrale è cacciare il governo dell'Unione Europea. Questo governo è evidentemente la continuità del governo Monti, del governo Letta, nel senso che è l'Unione Europea che decide le scelte, le politiche, e il governo italiano le applica, anche se poi su alcune questioncelle fa discussione. Hanno barattato la flessibilità economica con la distruzione delle tutele del mondo del lavoro, hanno fatto una riforma della pubblica amministrazione che di fatto distrugge il welfare, hanno fatto la riforma della scuola che riporta i privati e la scuola censuaria come 100 anni fa. Siamo qui perché pensiamo che il movimento dei lavoratori deve avere il coraggio di scendere in sciopero. Non sono sufficienti le manifestazioni, soprattutto con le manifestazioni che hanno un sapore molto più politico che sindacale. Voi come vedete la mobilitazione che domani coinvolgerà la CGIL? Bisogna essere molto, molto sinceri. La manifestazione che coinvolge domani la CGIL, la manifestazione nazionale, è un modo per evitare lo sciopero generale. Non bastano le manifestazioni, lo abbiamo visto nei passati mesi, nei passati anni, non bastano le manifestazioni, sono importanti ma non bastano. Quando la situazione è quella che vediamo tutti i giorni e che vivono tutti i giorni i lavoratori e i disoccupati, noi pensiamo che la cosa importante è scioperare, è importante lottare. Lo sciopero non solamente come giornata, ma come impostazione, come approccio conflittuale, che invece da parte della CGIL non vediamo. Vediamo la rincorsa a CISL e UIL come al solito. Insomma, siamo contro la buona scuola di Renzi. Decisamente contro, assolutamente contro. Contro cosa? Allora, intanto siamo contro quest'idea del merito che in realtà nasconde semplicemente il fatto che sono stati eliminati gli scatti di anzianità e siamo gli unici in Europa a non avere gli scatti di anzianità. Questo significa che non viene riconosciuto il valore aggiunto di una professione che comunque si impara facendo. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che in realtà c'è molta mistificazione sotto questa buona scuola. Bisognerebbe scrutare attentamente questo piano Renzi e andare soprattutto a guardare i numeri. Si parla di numeri impossibili, 150.000 assunzioni. In realtà, se uno se lo va a studiare bene, questo piano si vede che a malapena arriveremo a 47.000 assunzioni. Questo perché c'è la famosa multa che l'Unione Europea vuole comminare all'Italia, perché nel momento in cui un precario viene chiamato per 3 volte sullo stesso posto, significa che quel precario serve, non dovrebbe essere precario. Di fronte al terrore di dover pagare una multa di questo tipo, ovviamente si parla di assunzioni. Un problema solo sindacale o anche di qualità di insegnamento? Soprattutto un problema di qualità di insegnamento. Nel momento in cui si aumentano le ore di lezione frontali, inevitabilmente la qualità dell'insegnamento ne risente. Perché in piazza oggi anche l'Orsa? Perché siamo qui per difendere ovviamente l'articolo 18, che è un baluardo per il diritto dei lavoratori in questo paese. Perché riteniamo che la legge Fornero vada modificata perché soprattutto per i ferroviari c'è stato un innalzamento da un giorno all'altro di 9 anni. Questo governo aveva detto che sarebbe intervenuto e ancora oggi non ha fatto sostanzialmente nulla. Ci sono stati dei rimandi, sono mesi e mesi che rimanda, e questa situazione per noi è diventata intollerabile. Siamo qui perché non accettiamo il fatto che il pubblico impiego vede per 5 anni consecutivi e con una programmazione fino al 2017 il blocco degli stipendi. A questa manifestazione partecipano delegazioni di molti lavoratori, di vertenze aperte, una fra tutte la vertenza di Meridiana, la compagnia aerea che sta cancellando più di 1.000 posti di lavoro. Cosa sta succedendo? Se ne sta occupando la magistratura. Sì, ma spieghiamolo. Hanno probabilmente, poi le indagini daranno il loro esito, chiesto e ottenuto gli ammortizzatori sociali e dopo 3 mesi, meno di tre mesi hanno acquisito una nuova compagnia aerea per travasare l'attività della compagnia Meridiana in un'altra compagnia che si chiama Ridali, che è una scatola vuota. Tutto qui, e adesso qualcosa succederà. C'è un rapporto tra la vostra vicenda e la vicenda dell'Italia? È un po' diversa. Comunque si può prendere sicuramente ad esempio quello che è successo in Alitalia, perché fino a poco tempo fa andavano in giro con 5 certificati di operatore aereo ed saranno unificati a breve, perché la compagnia è unica. Quindi non vedo perché continuino a rifiutare
la proposta di tutti quanti i lavoratori, a prescindere dal colore politico o sindacale, di unire i due certificati di operatore aereo, perché la compagnia è unica, operano nello stesso modo, nello stesso ambito, e ci devono spiegare perché non vogliono unire le due compagnie. C'è spazio per due compagnie aeree in Italia? C'è molto spazio in Italia, questo è il nostro problema, che c'è tanto lavoro, è in continua crescita, è uno dei pochi settori che è in continua crescita, il settore aereo chiaramente, in Italia, ed potrebbe diventare un settore trainante per questa crisi dalla quale non riusciamo a uscire come paese.